Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Isaac Afterlife Plus. La daily di oggi sarà con Lazzaro, che come al solito parte con la peculiarità di avere una vita extra e avere l'amnesia per il momento, ma meglio averlo scoperto adesso che quella pillola. Fa niente. Dicevo, meglio averlo scoperto adesso che quella pillola conteneva l'amnesia, perché l'amnesia è seccante sempre, ma è più seccante nei. Cioè, è meno seccante nei primi piani. In quanto i layout sono più piccoli e tutto quanto, e è una scocciatura da meno. Io sono tanto, tra l'altro, sono vicinissimo al voler togliermi dalle scatole Lazzaro nella prima forma e farlo passare direttamente nella seconda. Più potente, posta resurrezione. Devo decidere però se ne vale la pena. Olè, danno stupido, Gerra. Allora, sono anche riuscito a trovare subito la stanza del boss, che sfortunatamente però arriva quando ancora non abbiamo trovato la stanza del power up, che mi interessa di più, soprattutto essendo questo il primo piano. Trovata la stanza del power up. Dai. Tanto io non mi ricordavo, mi sembra lento questo Lazzaro, non so perché. E io mi sento pure tonto per aver preso quel danno quasi in faccia. Ma quella è un'altra storia. Cuore di fede. Sacchetto delle rune. Allora, sto per fare una cosa molto stupida. La cosa molto stupida qual è? Raddoppiare Q. Se entro muoio. Seccante sta cosa. Sapete che vi dico? Iero. Se fossi semplicemente riuscito più tardi mi sarebbe preso un altro danno, cavoli vari, mi sono impanicato. Storia lunga. Ora, sono Lazzaro risorto. Ho più danno, lascio sempre il creep. È una cosa che forse avrei dovuto fare più avanti, sacrificando quella vita per un patto. Però mandavo di fretta. Matchbook 1, 2, 3. Mi ricordo che c'era qualcosa che volevo fare con questi esplosivi. Non mi pare di aver visto cuori fede in giro. Ah, cosa importante. L'oggetto che abbiamo ottenuto prima, la sacchetta delle rune, per appunto ci fa spawnare una runa ogni tot stanze. Molte rune sono estremamente utili, del tipo Gera, che avete visto che raddoppia le cose, o tante altre. Quasi tutti in realtà sono molto potenti ora che ci penso le rune. Credo che ce ne sia. Alcune sono situazionali, ma sono mediamente molto potenti. Last, che immagino mi darà il virus una volta sconfitta. Fatto notare come Last si becchi il creep inseguendomi. No, mi ha dato una pillola. Space down. E Berkano. Berkano si limita a spawnare tre mosche e tre ragnetti, penso sia. Dicevo, penso che sia la pillola. La pillola del tarocco. Sì, un'altra, il tarocco. Prima o poi dirò quella giusta. Ok. Dicevo, penso che sia la runa più debole, perché di fatto non cambia veramente tanto, però ci sta uguale. Soprattutto ammesso in un concesso che otterremo molte, molte rune. Quindi non è che ci possono sempre cambiare quelle fighe. 1, 2, 3, 4. Ora. Stanza segreta. Teleport. Lo potrei usare soltanto sperando di finire nella stanza del. No. Proviamoci. Tarocco? Dipende da quello che è. High Priestess. Ci può stare. Ci può stare. Tanto se avessi altri 3 centesimi mi fionderei direttamente nella stanza dello shop. Però messo così non conto di farlo, anche perché ho una sola chiave. Se non ne trovo altre là dentro, praticamente ho perso solo roba. Olè. Centesimo. Boss fight. High Priestess. Eh sì, è il piccolo.
piccolino si è fatto un po' male, ma non è problema mio. Polyactid, che mi dà un'altra pillola. Posso tenere due cose adesso? Allora, capiamoci un attimo. Voglio questo, il patto, che è un aumento di danno, un aumento di TDRs e sono due cuori neri, due cuori di fede. Molto figo, molto figo. Ora, Ansus. Posso fare un altro sto giochetto prendendo soltanto mezzo cuore? Perché c'è il teleporto per scappare. E vabbè, grazie. Adesso, va bene. Sono addirittura riuscito a finire una stanza segreta, quindi di fatto mi sono risparmiato l'utilizzo di una... Non potessi andare giù e non rompere le scatole. Grazie. Dicevo, mi sono risparmiato l'ausilio di un esplosivo. Dai, manchi soltanto tu. Olè. Fatto fatto. Preferisco andare nella stanza del power up piuttosto che andare nello shop. Almeno il power up è sicuro che c'è l'oggetto. E di fatto le uniche cose che vorrei dalla stanza dello shop in questo momento sarebbe pitta. Cosa c'è qua? Olè. Adesso, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Vai. E ghiacce. Perfetto. Prayer card. Che preferisco? La prayer card, per chi non la conoscesse, cosa fa? Di fatto ogni qualvolta la si utilizza ci dà un Eternal Art. Se non conoscete cosa fanno gli Eternal Art, di fatto... Goted, ne vale la pena? Sì. Goted forza sempre i fatti a comparire. Ne consegue che di fatto Goted qui mi costringerà. Costringerà, insomma. Costringerà il patto a comparire e quindi posso fare un patto. Quindi mi serve per forza che. Ok, speravo esplodesse più in fretta. Quindi mi serve per forza ottenere un altro cuoricino rosso da poter sacrificare. E neanche a farlo apposta abbiamo la pelle di Accard che con altre 5 stanze mi permette di utilizzarla, eccetera, eccetera, eccetera. Olè. E piace. Olè. Cuore di fede. Grande cosa. E non posso aprire questo. In realtà ero più interessato a utilizzare... Ok, ero più interessato ad utilizzare l'arena per dare 3 stanze all'oggetto. Però vabbè, non si può avere tutto dalla vita e andiamo avanti. Pure perché per forza di cose non riuscirò mai a ricaricarlo in tempo. A meno che nel patto non mi compaia Krampus. Vabbè ciccia, non me ne farò una ragione pure se non posso sfruttarlo. Posso sfruttarla perché mi è caduta una batteria. Grande me. Allora, facciamo una cosa. Posso fare questo. Qualcuno si chiederà perché non ho utilizzato l'oggetto. Presto detto, perché così se non c'è l'oggetto, se non c'è il... Vabbè, adesso poi vi spiego. Perché riesco a ottimizzare facendo in questo modo. Vai. Vieni, riesce, 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 riesce. Bravissimo. Perfetto. Ghiacce. No, no, super troll bomb, no, super troll bomb, no. Bigorna, por favor, un po' più veloce. E questa vuole fatta. Allora, aumento di tiers, ci sta. Incubus preso, ci sta. Poi riesco, mi prendo la batteria, la uso e scendendo dovrei ottenere un container nuovo di vita rossa appena arrivo. Perfetto. Speravo sempre in una propizia chiave, ma a quanto pare non sa da fa. La chiave non sa da fa.
Dai. Ole. Perfetto. Poi. No, 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 Pippo. Buono. È buono. Quando puoi anche saltare, che. Se salti dove ho lasciato il creep sono più contento però. Dai. Perfetto. Poi questa è fatta. Esplosivi? Ne. Perfetto. Mi sono fregato da solo. Notare posso usare anche la scritta di storgere la roccia segnata. E ottenere una chiave. Che in tutta onestà è la cosa più utile che potessi trovare qua intorno. Algiz. Immunità del... Buono. Immunità un po' a tutto, ovviamente. Algiz è uno scudo che dura anche abbastanza. Molto, molto duro. No, bravi, bravi. Inseguitemi come si deve. Inseguitemi come si deve. Ah, ve l'ho fatto notare che l'incubus emula le mie lacrime, quindi ho praticamente raddoppiato il mio DPS prendendolo. Se non l'ho fatto, beh, ora l'avete notato. Immagino. Uno. Dos. Ole. 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 Me. Molto me. Ok. Adesso. Basta far così, dovrebbero. Perfetto. Chiunque sopravviveva tanto mi ha falciato al secondo. Al secondo turno. Ok, mi sono appena reso conto di quanto danno abbiamo, perché quelli sono abbastanza coriaci i funghetti. Eppure sono andati giù velocemente. Ok. Non so cosa sia sto oggetto. Emo. No, ok, non mi piace. E prende un hype cack senza il danno estremo dell'hype cack. E con lo splash damage dopo. Però non mi piace. Perché mi ha distrutto la le tears, praticamente. Ho 40 di tears adesso, cioè. E non mi pare neanche aumenti così tanto il danno da dire oh che figata. Cioè l'hype cack almeno, dici. Ti rovina da un verso, però dall'altro. Vabbè, però effettivamente il danno lo fa. Penso che se lo becchi bene. Se becchi bene i nemici. Però perché dovrebbe fare tutto questo danno? Forse perché lo split di colpi. Vabbè, non saprei. Non riesco a capire principalmente perché uno dovrebbe scegliere questa. Agalaz. Ah, sono full vita. Ewaz. Ah, c'è una cosa. Perché lì c'è una roccia segnata. Agalaz. Ok. Quello non si può aprire. Oh. Questo però è interessante. Anzi, questo è più interessante. Perché messa così. Chiave. Amnesia che può rimanere tranquillamente lì. Non mi interessa prendere quel cuore nero sacrificando una bomba perché di fatto che me ne faccio. Sto già full vita. Perfetto. Sacrifico a buffo la mia chiave. Vabbè, grazie. Grazie. Prima. A me non dispiacerebbe. Non riesco a colpire. Ah, posso passare i nemici? Vai. E i saldi di Steam, che per carità. Schifo non fanno, però sono. Ah no, sono ancora le Gates 2, allora bene. Ero convinto di essere molto più giù. Se fossi stato molto più giù dal di Steam era un po' inutile perché erano finiti i negozi. Mentre qui me ne restano almeno due. The Stars. Ewaz. Algiz. Ah, vado avanti con Ewaz. No, con Algiz, che come ho detto prima è una barriera. E The Star che permette di andare gratuitamente nella stanza del power up. Vai. Però non continua a non piacermi sto oggetto. Penso che l'unico modo in cui me la possa spuntare è se mi capiti un brimstone o qualcosa che me lo sovrascrive. Ora, boss fight contro Chubb, questi fantastici amici. Vai. Olè. Ok.
Perfetto. Pillola di cui non mi interessa niente, sinceramente mi interessa diventare un po' più piccolo. Il... Vabbè dai, falci di morte. Chissà se sinergizzano, chissà se sinergizzano. Allora, Betrayal, perché tanto falci di morte mi costerebbe comunque due. Non credo sinergizzino, però. Però mi ha aumentato, mi ha abbassato di pochissimo la rete di fuoco. E in cambio mi ha aumentato di tantissimo il danno. Ci sta. Diciamo che ci sta proprio a livello... Allora, The Stars. Ah, S. Ah, diventato penetrativo. Non scoppia più. Non scoppiano più quando. Quando tocca ai nemici. Potrei aver inficiato la. La potenza di, questi colpi. Ma niente. Perché il fatto è che prima scoppiavano quando toccavo il nemico. Ora pare non farlo più. Ora lo scoppio soltanto quando toccano per terra. Di fatto mi sono tolto l'unico vantaggio che aveva questo tipo di sparo. Certo, ho guadagnato danno, quello non lo metto in dubbio. Però globalmente parlando ci ho perso. Dai. Perfetto. Si usa l'oggetto. E siamo tornati qua. Di solito ti sfrutto per avere più chance del patto, ma avendolo già obbligatorio. Ok. Perfetto, 30 centesimi. Notate che ho 30 centesimi, ok. E in più saldi di Steam. Se dovessi poter andare allo shop, tutto mi costa nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi. Ok, no. Vieni. Perché c'è stato quello lì shot? Forse è l'effetto della nuvola che ogni tanto fa. Che simula quindi una fulminata. Boh, non saprei. 2 e 3. Continua a rosicare per il fattore. Vabbè. Mi sto compiangendo troppo. Gera Gera. Allora, Unlimited Gera. Ok. Un attimo. Devo fare cose brutte. Poi. No, ho fatto bene. Devo prendere uno dei due c'era. E avevo fatto bene la prima volta. Ora. Ah, giusto. Hanno modificato Gera in maniera tale che non si possa più... autogenerare praticamente. Se no prima con due Gera distruggevi il mondo di fatto. Ora non più, sfortunatamente. Vabbè, posso sempre sognare. Niente. Andiamo. Vai. Continua a capirmi ogni tanto l'holy shot. Per forza di cose deve essere la nuvola, perché non ho... gli altri oggetti li conosco. Chi c'è in giro? Tu. Voi. Che eravate pure sciarmati. Perfetto. Aumentiamo ancora la vita, perché... Beh, sì. Non vedo motivo di non farlo. Dai. Non mi... Perfetto. Io non posso raccoglierlo. Però in realtà se avessi usato Gera probabilmente avrei potuto raddoppiare la batteria e l'altra sarebbe caduta fuori, però non ho sturgenza delle batterie. Algiz. Per Algiz vado avanti così. E adesso tutta la mia speranza è che ti trovare là dentro il... Vai. E vai. No, non ce la facciamo, eh. Perfetto. Allora, oggetti in saldo. Per carità, tutto bellissimo. Però non c'è niente di veramente determinante qua in saldo. Quindi mi compro questa pagandola. E vado. Spero poi bene per il prossimo shop. Avrei potuto ottenerla gratis da quel cuore di fede semplicemente utilizzandola.
usando la... Ho capito. Mirare con sto coso è impossibile. Almeno con l'arc, sai che quando colpisce, esplode, becca roba intorno. Fa vedere solo seccando. Ok. Boss fight. E qua fatto domani. Vai. Perfetto. E olè. Magica numero 8 che spona un cuore di fede, sì, un cuore di fede, un tarocco, Judgment. Dico non me ne può fregare di meno e... Ma sì, dai. Demon Baby. Volevo fa? Bravissimo. Demon Baby è un famiglio che si limita a stare lì e farsi principalmente i fatti propri. Ma propri propri, nel senso che decide di attaccare da solo. C'è una cosa. Mio. No. Geralgitz, perfetto. Si scende. Ora, una volta giunti qui, ovviamente mi cresce un altro cuore. Io uso poi l'oggettino per avere un altro Eternal Heart. Bravissimo. Poi. Ah, ho visto il cuore di fede, non credo di che me ne freghi qualcosa, però l'ho visto. Olè. Fulvita. E di nuovo utilizzato la... Olè. Questo è il creep anche che sta facendo danno, no? Per creep intendo, in caso non conoscesse il termine, la scia che danneggia, che mi porto appresso, data dall'anemia di Lazzaro risorto e dalla nube. Plank rune. Che emula una qualsiasi altra runa. Ok. Oh, momento della verità. Bravissimo. Perfetto. E muori. Grandissimo. Cosa ci è qui dentro? Beh, un aumento di danno. Perché no? Mister Me. Mi permette di ritirare roba. Però a me non interessa particolarmente. Quindi prendiamo questo. E basta, cos'altro ci sta? Il cuore di fede lo lasciamo lì perché tanto non lo posso raccogliere in questo momento. E vediamo un po'. Dai. Olè. Perfetto. Cuore nero, va bene, tutto sommato, male non fa. Si vola più velocemente, più dai. Ecco qua, una cosa che manca è il volo. Col volo mi sentirei un po' più a mio agio perché quantomeno posso accedere su certe cose, certe stanze. Mom's Pearl, che aumenta lo chance. Ah, che pizza. Non trovo la stanza del power up ancora. Allora lì non ci può stare. Lì non può stare. No, lì in teoria potrebbe stare volendo. No. Spero di accorciare se ci fosse stata la stanza segreta. Ora. E non c'era. Certo, c'è una stanza particolare, eh. Però a meno che non sia una libreria mi interessa poco. Infatti mi interessa poco. Diciamo che non mi interessa per niente. Dagaz, che rimuove una maledizione. Algiz, Dagaz, Algiz, Dagaz. Andiamo avanti così, va. Dagaz, praticamente, rimuove una maledizione e aggiunge un cuore di fede. Volendo può essere raddoppiato per ottenere due cuori di fede. Ci sta.
Vai giù, grazie. A lui, abbiamo trovato il boss. Sì, il boss abbiamo trovato prima. Abbiamo trovato la stanza del power-up. Dai. Olè. Ah, rimane sto piccino solo soletto. Mostro Stut. Stai bene là. Stai proprio bene là. C'ho pure allungato per prenderlo. Cosa fa Mostro Stut? Di fatto evoca un mostro. Evoca mostro, per essere più precisi. E lo evoca in maniera tale che cade sul nemico, gli fa danno e bella lì, poi sparisce. È un oggetto me per quanto riguarda le primissime stanze, per poi diventare un oggetto no decisamente dopo. Ora un boss fight. Vai. Perfetto. Perfetto. Olè. E vai, fa niente, ho sciarmato tutta la stanza. Questo è il Betrayer che si è attivato, ovviamente. Per chi non avesse colto ciò che è successo. Ora, negativo, niente. Poi. Tanta bella roba tutta mia, perché prendo il Pentagram per un aumento di danno e mi prendo Lord of the Pits per il volo, che mi aiuta a evitare rotture di scatole. Ora si scende e ci facciamo gli ultimi 4 piani che ci rimangono, perché dobbiamo arrivare alla Dark Room. Sì, esatto. Ora ricordatevi che posso fare cose del tipo non prendere più danno sulle spine o passare in mezzo a questi due. Fortunatamente non posso. Gera, facciamo questo. Dai, ti pareva? Ho preso l'unica cosa che non devo prendere. Gera. Ah, perfetto. Ah, ragazzi, si usa subito. Gli altri due si raccolgono. Vai, vabbè, Andy. Mi sentirei molto più sicuro se potessi spingerti via con le mie lacrime, cosa che a quanto pare non mi ha concessa. Black Rune? No. Non vedo perché. La Black Rune cosa farebbe? Prende, distruggerebbe tutti quanti i consumabili nella stanza e li convertirebbe in mosche blu. Che di fatto non è tutta sta grandissima utilità. Vai. Non è potessi andare giù? Grazie. Eccellente. Qui tra l'altro non mi dispiacerebbe neanche ottenere la... Qui non danno per uscire, ma chi se ne frega. Speed down. Range up. Dicevo, qui non danno per uscire, ma chi se ne frega. E ti pareva che non prendo un danno stupido. Tipico. Pretty Fly, questo è bello. Ne vorrei trovare un'altra. Ci spenderei volentieri Gera per raddoppiarla nelle altre due. Che di fatto emula l'effetto di Halo Flies in quel caso. Tre Pretty Fly così sarebbero veramente fighe. Un'ottima difesa. Olè. Ewats. Schippiamo un piano? In realtà lo farei, ma... voglio il fatto. Voglio almeno vedere cosa c'è. E poi scegliere se rifiutarlo o no, ma... Olè. Batteria. Va bene. Boss fight. Ah, vabbè. Ah, già abbiamo... Guerra. Eh sì, guerra, buonanotte e morte. Quindi... Di per sé questo significa che teniamo un cubo of mitta. Che è un signor oggetto. Mio. Vogliamo veramente farli entrambi? Perché no? Allora, duality, fare in modo che compaiano entrambi i patti dell'angelo e del questo. Cosa che di per sé è abbastanza comoda se ci pensate. Poi mi interessa, non mi... Vabbè, posso scendere anche da qua in effetti. Altro piano.
siccome è abbastanza implicito, Ewaz permette di skippare i piani. Ok, oggetto. Rotten Baby, mi sta bene. L'ho pagato forse un po' troppo caro, ma va bene. Ok. Tra l'altro ho fatto anche un errore abbastanza da principianti. Perché? Perché mi sono fiondato sui cuori senza moltiplicarli. Avrei potuto moltiplicarli e ottenerne il doppio, grazie a Gera. Però, me l'avevo già fatto. Cioè, in realtà ho fatto molti errori. Mi sono fiondato su... a prendere il patto perché ho paura di non trovarlo. Cosa abbastanza stupida perché abbiamo la Gotelbe, quindi si apriva per forza la porta. Però. Ok. Ewaz di nuovo? C'è una cosa. Ewaz. E si scende. Diretta e senza troppi problemi. Down, range up. Allora, questo è un marco proprio quello. Fa nulla, si scende. Skippo un piano, skippo il fight con Eclipse. Ah, di fatto ho skippato anche il fight con Ashe. Me ne farò una ragione. Amnesia, no. Quindi, capiamoci un attimo. Troppa roba in giro, bravissimi. Soprattutto quando si fanno male da soli, addosso delle fiamme. Eccellente. Mi manca un altro singolo piano. Buoni. Ah, uno. Due. Scusate, raffreddore a quanto pare. Non mi stavo neanche. No, un momento, devo aspettare. Ah. Aprile sti cose. Perché potrebbe essere più comodo semplicemente raddoppiare se c'è qualcosa di figo. Però devo vedere quello che c'è. Soprattutto non devo prendere danni stupidi. Che è già la base di tutto. Ora. Pertro. Ok, dai, interessante, ma fino a un certo punto. Ok, Pertro è appena diventato interessante. Poi, che possiamo fare? Allora, butto giù tutto. Poi. Ok, devo prendere l'altra. Poi uso Gera. Che Yera. è Yera, lo so, però continuo a chiamarlo Yera. Yera, quindi. Mom Spell. Quello che interessa a me è Pertro. A parte posso prendere la testa di Demmy e rimetterla. Poi, usare Pertro. Non mi piace l'oggetto. Voglio usare Pertro. Mi piace l'oggetto. Che aumenta il danno, non lo ricordavo. Ok. E ora quindi ho due Dagaz. Che male non mi fanno, sono diventato un po' un clown, ma ciccio. Io mi ricordo che questo faceva qualcosa di figo con questo clown, ma non mi ricordo cosa. Vai. Perfetto. Dai, tira sulla testa. Grande coso. Boss fight. Vediamo se quanto riusciamo a far durare sto scontro. Vai. Perfetto. E la fase 1 è finita di combattimento. Perfetto. Bello. Bravissimo. Senza colpo fidile sei andato giù. Poi. Che problema fa? Olè. Vabbè, l'holy shot ha fatto miracoli, letteralmente. Bravissimo. Quindi. Yera. Perché no? Tutto sommato. Ragazzi, ah. Vabbè, non ce la farò mai a beccare la cosa giusta. Dicevo, ieri. Yera.
E iniziamo semplicemente a ripristinare vita. Vegas. Vegas. E le altre due me le porto giù. Si scende verso l'ultimo piano di Starana, perché sapete, sto alla Darkroom, più giù di così non posso andare. 1, 2, 3. Va bene, Krampus. Cosa prendi d'occhio gigante, Krampus, senza offesa, ma... Va bene. So volare anch'io, posso... Bene. E niente interessante. Ma in realtà forse posso tenermela Grampused. Non ci faccio particolarmente. Non ci faccio niente di particolare, ma. Pretty Fly. Ecco, la seconda Pretty Fly è stata molto comoda invece. Giusto per pulire quando non c'ho voglia. La cosa che più rimpiango di questo tipo di sparo, a parte il fatto che parte una lacrima ogni 20 minuti, e che gli ho tolto l'unico vantaggio che aveva, ovvero lo split quando colpiva i nemici, è che non c'ha knockback. Non spingo indietro i nemici e quindi, boh, mi sento... Vai. Vorrei eliminare prima quello che mi quelli che mi targettano, poi il resto pure, ma dopo. Non riesco neanche a capire se riesco a far funzionare come si deve Tears of Belial, perché vedo le lacrime brillare a volte, ma non mi sembrano inseguire i nemici. Quindi, boh, ok, uno è andato e il secondo pure. Veloce, veloce, veloce. C'era, di nuovo. Vabbè, continuiamo così. Sia mai che magari ci sarebbero cose più importanti che raddoppiare Dagaz. Prima fa così, no? Perfetto. Dolly Shot anche c'è stato molto d'aiuto. E questo è fatto. Poi. Buttiamo giù. Alleluia. Vegas. Prende questo. E si continua così. Oh, Romega! Nemico abbastanza problematico se non si hanno le lacrime penetrative che permettono di bypassare qualsiasi cosa faccia. E lo rendono ovviamente un ammasso di carne anche abbastanza debole in quel caso. Perché tutto quello che ha per proteggersi sono protezioni proprio fisiche tra me e lui, cioè barriere. Eh sì, sto giocando con i cavalieri dell'Apocalisse. È un hobby. Un altro Dagaz. Sto trovando tanti di quei Dagaz qua dentro. Fa niente. Vai, bravissimo, combo. Bravo. Non volevo andare giù. Perfetto. Niente. Io sto cercando pross. Non mi spiacerebbe trovare una runa di Ansus che mi mostrerebbe dove sta il boss. E in quel caso posso accorciare il tutto perché vado diretto verso la strada giusta. Olè. Questa è fatta. Là sopra tanto non ci si può andare, lì a destra, a sinistra. Come vedete la mappa finisce. Ok. Eccellente. Mezzo cuore rosso che per me può sta bene là. Immagino che... triplice Brimstone, come poteva reggere. Brimstone sostenuto, tra l'altro. Sì, tutti questi grid, che vogliamo fare? Secondo i saldi di Steam, praticamente sono arrivato ad avere zero di... zero di costo per qualsiasi cosa. Trovassi uno shop, potete comprare tutto gratuitamente. Per sempre. Che vogliamo fare? Alleluia. Olè. Ora. Boss fight contro The Land.
in realtà vado un po' di fretta. Sì, sto cercando di accelerare un po' la sua ripartita, andando proprio in mischia con tanto di cube of meat, con cube of tutto. Non sto prendendo tutto sto grandanno. Vai. Perfetto. È andato giù. Veloce senza troppi problemi. La run è finita e ci vediamo ragazzi. Ciao ciao.